amici del canale YouTube, bentornati al nostro canale. Allora, ho dei filmati nuovi, tanti filmati nuovi. Ho fatto una scelta, selezionati tra tantissimi, che fra poco andremo a vedere insieme. Mi raccomando, restate alla fine del video, perché alla fine del video vi devo dire una cosa molto importante, ok? Partiamo subito con i filmati, così vedrete cosa ho scelto per voi questa sera. Va! Allora, partiamo subito con il primo filmato. Qui siamo in aereo, volo per Parigi, il 13/9/2022. Guardate attentamente questo ragazzo cosa filma dall'aereo, dal finestrino dell'aereo. E guardate attentamente adesso cosa sta per fare, per farci capire a noi che è un oggetto reale che proviene al di fuori dall'aereo. Guardate, mette la mano per non far vedere che è un riflesso che viene dall'aereo. Come vedete, perché se era dall'aereo si oscurava, no? Facile. E dice che era argentato, enorme, che veramente era grande, e non è stato l'unico a filmarlo. Pazzesco, davvero incredibile. Guardate, questo è, vabbè, un replay per vedere ancora l'oggetto, perché poi dice che è sparito così, come è apparso così, pum, è sparito. Ci osservano, ci osservano, sicuramente ci seguono. Adesso siamo in Canada, il 15/10/2022. Guardate questo ragazzo cosa filma dall'auto mentre sta in autostrada. Dice che è riuscito a fare questo pezzettino perché l'ha fatto questo video durante, mentre guidava. Non si fa, non si usa il telefono, mi raccomando, però vabbè, mo l'ha fatto. Pazienza. Guardate quell'oggetto enorme, triangolare. Qui siamo a zoom, l'ho zoomato un po' e rallentato un pochino per farvelo vedere l'oggetto molto meglio. Guardate lì, una formazione triangolare enorme nel cielo. Non credo assolutamente è un aereo, escludo assolutamente. Qui siamo in Arizona, il 31/10/2022. Avete visto quell'oggetto cosa ha fatto? Questa è una camera di sorveglianza che riprende fuori alla sua abitazione. Guardate attentamente. Adesso ve l'ho mandato un po', ho zoomato un pochino. Ah, questo è un altro pezzettino che lui ha fatto, che scendeva poi l'oggetto, capito? Adesso questo è il primo, eccolo qua. Guardate quell'oggetto come adesso si ferma e va in alto. Incredibile. Passiamo a quest'altro filmato. Questo qui viene dalla città dell'Ohio, il 15/8/2021, l'anno scorso. Guardate questo ragazzo cosa filma. Dice che stava filmando l'aereo, quel puntino nero, vedete? Quello lì è un aereo, e questo qui sotto, più giù, è, diciamo, un UFO, un oggetto non identificato. Guardate che adesso si vede bene l'aereo, eccolo lì sopra, vedete? Si vede la forma delle ali, e l'oggetto giù, guardate. Dice che è apparso, lui stava filmando l'aereo, e poi è apparso quell'oggetto in camera. Incredibile. Guardate quest'altro. Qui siamo nello stato dell'USA, il 3/12/2021. Guardate cosa ha filmato nel cielo di sera. Dice che stava con gli amici e all'improvviso sono apparsi queste luci nel cielo. Dice che era un unico oggetto, che era di taglio, diciamo così, non era dritto né verticale, né orizzontale né verticale, era di taglio così nel cielo. Incredibile. Passiamo a quest'altro. Qui siamo in Sudafrica, in Africa in pratica, il 3/10/2021. Guardate quest'altro cosa filma ancora nel cielo. Siamo veramente invasi. Questo qui lavorava, mi dice che stava lavorando, e all'improvviso ha visto questo oggetto già venire da lontano e ha preso subito il telefono. Il tempo che ha preso il telefono, pum, è sparito. Però io vi ho mandato al rallenti, guardate qui, l'ho mandato in rallenti e vi ho zoomato, avete visto? Era tipo tubolare, possono essere tante cose. Guardate, a qua ve l'ho mandato ancora un po' più a rallenti per farvi vedere meglio l'oggetto, perché sono filmati che a volte uno non ha nemmeno il tempo di prendere il telefono, che passano, cioè non è che ti aspettano,
Dice, vabbè, dai, prendi il telefono, io ti aspetto, filmami. No, cioè, se riesci, vai, se no, t'arrangi. Eccolo là. Guardate, incredibile. A volte le persone mi dicono, ma no, io non ho mai la fortuna di fare Is this a fare un UFO? avvistamento. Non è facile. Oh my Qui siamo goodness. sempre in Ohio, I don't il zoomed in as 22, close as I can get. 8 What's it aprile 21. E look like? guardate qua, I can't questo see qui, it. This is as close as I can see questo it. l'ho anche pubblicato But sulla pagina Facebook pochi giorni true fa. reality TV. E mi hanno detto è un Witnessing drone, a ma com'è UFO. possibile un drone così And it's coming our grande? Guardate way. come va in alto Slowly but surely. adesso. Guardate come Can you see what sale e poi ha it is? la forma scura, la forma But it's ovale, not che plane. non è un drone, dice che It's coming our sparisce way tra le slowly. nuvole. Un drone non arriva nelle Come on nuvole, now. almeno che So non è. I was just about to bring up UFOs to Guardate. this person, to this lady. And Qui all ci of a sudden sono I look in the sky and molte here's this thing cose just che hovering davvero in the sky, inspiegabili. sitting still. Ma poi As tutti i y'all can giorni see, it's sitting still. mi mandano Then it filmati, took vi off dico that sempre nei miei one way. video, tantissimi I filmati, mi mean, no, I don't arrivano know what that a one way valanga, means, mi arrivano bro. veramente incredibili. Guardate questo qui. Qui adesso siamo, quella è una foresta. Qui siamo in India, una foresta, una pineta, non lo so, vabbè, comunque è il 2021. Guardate un po' nel cielo cosa ha filmato questo ragazzo. È una cosa incredibile, enorme, che sta lì sopra le nuvole. Ma qua stiamo parlando di sopra le nuvole, non sotto le nuvole. Si intravede, avete visto l'oggetto? Guardate. Qui, diciamo, ho messo un filtro per far risalire quei puntini, diciamo, quelle sfere, chiamiamole così, per farvi capire. Guardate. Guardate com'è luccica. Sotto giù, guardate, c'è quell'altra sfera che passa sotto. Eccola qua, ve l'ho zoomata. Qui siamo in Brasile. 12/8/2021. Questo ve l'ho zoomato un po', come dicevo. Guardate cosa filma quest'altra persona. Sono talmente tanti che a volte i loro nomi non me li dicono perché vogliono giustamente rimanere in anonimato. Io rispetto tutti, come vi dico tutti. Guardate questo oggetto, fuoriesce un altro oggetto lampeggiante sotto, che ne sono due. Non so se ci avete fatto caso, uno è molto più piccolo, guardate. Purtroppo quando si filma di sera, a volte dico, ma queste immagini sono tutte sfocate, raga, ma di sera, ma prendete anche l'ultimo telefono di generazione, filmate una cosa nel cielo, zoomate al massimo, si sgranano le immagini, cioè non abbiamo. Avete visto? Guardate, è pazzesco, pazzesco davvero. Incredibile. Questo qui invece siamo a Boston USO 26/4/2022, quest'anno. Guardate, è triangolare l'oggetto. Guardate bene, adesso si è spostato, si gira. Prima era un po' più così, adesso mi sembra che nel cielo si come ruotasse, no? Come fluttua e gira. Guardate che le luci adesso sono di taglio così. Adesso man mano si sta girando. Guardate, guardate come si gira e comparono le tre luci. Guardate questo qui, che siamo in Catalina, isola in California, il 13/7 1966. Raga, questo è un video vecchio, un video molto molto vecchio. Qua c'è stato un filtro, perché questo me l'ha mandato così questo ragazzo. È filtrato questo qui, quello di prima era originale, questo. Guardate un po', è pazzesco. Avete visto, guardate. Qua ci ha messo un filtro, questo io non l'ho ritoccato, non gli ho fatto nulla a questo video. Come me l'ha mandato, così l'ho postato, diciamo, l'ho messo così. Beh, anche perché che gli devi fare più? Qui What siamo in is that California, stato mean? dell'USA, il 2/12/2021. Guardate un po'. Guardate un po'. I actually have a UFO on camera. Sempre This di is sera, fucking insane. Come mannaggia. on, you fucking iPhone. Forse perché di sera Focus, you piece of dicono, shit. vabbè, come fanno a vederci di sera? Passiamo a un altro filmato. Qui
qui siamo in Ecuador. Quinto il vale, 13, ma si è andato rapido, 2021. Mi sta yendo rapidaccio, loco. Dalle nuvole, guardate, l'oggetto si ferma, poi prosegue, si ferma, prosegue. Guardate un che po', onda. Guardate, tra le nuvole va, un drone non arriva lì, nelle nuvole. Ve lo prende? Non credo assolutamente, un aereo nemmeno, perché un aereo non si ferma in volo. Oh, c'è. Ahí está, ahí si deve. A volte faccio una fatica a far capire le persone che... sta yendo demasiado rápido, un drone, rápido, no un drone va bene, un drone sono d'accordo, no, finché siamo diciamo claro, pista, está... ok, ma un drone che arriva sopra le nuvole non credo assolutamente. Poi se esiste un drone che arriva lì fino alle nuvole, poi alzo le mani. Guardate là. Guardate. Questo qui è incredibile, questa è una TV giapponese che lo ha mandato in onda il 1/10/2022. Mentre giocava a... guardate un po' cos'è apparso nella camera. Questo è stato tagliatissimo, questo video, cioè solo questo pezzettino è riuscito a filmare. E questo qui cioè veramente lì qua, questo ho detto, ma come hai fatto a filmare questo video? Arizona, stato nell'uso, non mi ha dato né la data e non mi ha spiegato nemmeno il perché. Questa pioggia è quell'enorme oggetto che passa sopra. Dice che mi può dire, ha detto, senti, dico solo l'ho messo per... perché li vedo spesso le astronavi. Poi ha detto, punto, non chiedermi più nulla. Ti mando questo pezzettino, arrangiati. Arrangiamoci. Questo qui invece è stato filmato in Cile il 21/9/2021. Guardate un po'. Adesso le immagini non si vedono tanto bene, guardate, si intravedono due oggetti, tre oggetti se non sbaglio, che è molto lontano, ma adesso si vedono bene, guardate come fanno acrobazia, come dire, tra di loro, sembrano che fanno una gara tra di loro nel cielo, molto in alto, molto molto in alto. Guardate, all'improvviso rallentano, poi corrono, guardate, ne sono tre, sempre quelle famose tre, camminano sempre in tre. Anche gli oggetti triangolari, si vedono le tre luci, sempre tre, tre. Guardate ancora questo filmato qui, guardate, di sera. Dice che non è la prima volta che ha fatto questo video. Ha fatto fatica a mandarmelo perché assolutamente vuole rimanere in anonimato, vabbè, tutto la privacy e tutto. Ma guardate un po', enorme, incredibile, molto in alto. Dice che è... non emetteva alcun tipo di suono, silenziosissimo, e era enorme, che adesso scompare pian piano tra gli alberi. Non mi ha voluto dire la provenienza, mi dice solo USA, punto. Poi non ho voluto dire più diciamo la città, non ho voluto dare più info a riguardo di questo video. Dice che non è il primo video, ne ha altri che poi mi manderà. Guardate, adesso io vi ho fatto un po' di zoom. Incredibile. Bah. Eccoci giunti alla fine del video anche stasera. Spero di avervi portato qualcosa di interessante. Di nuovo, vi dicevo all'inizio del video di dirvi quella cosa. Da un po' incomincerete a vedere pubblicità sui miei video. Questa è stata una scelta molto difficile che ho dovuto prendere perché non volevo metterla alla pubblicità, sinceramente, però visto che ho un obiettivo molto importante di comprarmi un nuovo telescopio, e quindi cosa ho fatto? Ho messo la pubblicità per guadagnare qualche euro da metterlo da parte, perché sto cercando anch'io ogni tanto di mettermi qualcosina da parte per comprarmi questo telescopio, che adesso vi faccio vedere qual è il telescopio, che costa una cifra. E poi ho detto perché non mettere un po' di pubblicità anche nei miei video, anche se sono fastidiosi a volte. Anche io quando vado su YouTube vedo qualche video, mi schippo sinceramente, però io questo telescopio qui riesco a vedere la luna, faccio le live anche su Facebook, Instagram, anche su YouTube ne ho fatte. Però con quello là che voglio prendere, questo qui, eccolo, è uno Skywatcher, una potenza, motorizzato, tutto, e questo qui è davvero una cosa alto livello, molto alto livello.
Vabbè, comunque, raga, è un po' di pubblicità, dai, sopportiamolo, dai. Cerchiamo di cercate di capirmi, va bene? Come devo dirvi? Mi dispiace di averla messa la pubblicità, però no. Poi comprerò il mega telescopio che faremo insieme, delle bellissime live di pianeti, galassie, e tutto, perché con quello lì farò veramente, andremo in orbita. Questo qui invece, questo qui vi ho detto, è un base, ho pagato sui 4,50. Ok, non vi voglio dire altro, ok? E ci vediamo venerdì prossimo anche per gli auguri di Natale, ok? Ragazzi, vi do un bacio a tutti, grazie ancora per il sostegno che mi date.